Il fenomeno UFO è nuovo? No, secondo molti studiosi è vecchio di migliaia di anni. Sono gli antichi astronauti. Iniziamo il nostro discorso in Messico, paese di ricchissime tradizioni azteche e maya. Sembra esserci una continuità tra ciò che avveniva allora e ciò che accade oggi. Siamo all'aeroporto della capitale. I radar da tempo intercettano UFO intelligenti, cioè guidati da qualcuno. Abbiamo sei o sette rapporti di diversi aerei, 727, 19, 737, ATR-42, che hanno dovuto lasciare la rotta normale di atterraggio perché vi erano questi UFO. Due piloti della compagnia aerea Aeromexico hanno dichiarato di essere quasi entrati in collisione con un oggetto di tipo metallico, di circa 30 metri di lunghezza. Se lo sono visti venire incontro mentre si preparavano all'atterraggio, dopo aver già fatto uscire il carrello. Hanno alzato gli occhi e si sono resi conto che stavano rischiando una collisione con quell'oggetto volante. Hanno comunicato subito alla torre di controllo ciò che stava accadendo. Il carrello risultò poi danneggiato. Queste sono straordinarie immagini girate nei pressi dell'aeroporto di Città del Messico da membri del gruppo I Vigilantes, composto di privati che tengono sempre sotto controllo il cielo e il cui materiale è autenticato dall'Università del Messico. In particolare non si tratta di palloni sonda, ma di UFO. Vi si vedono aerei di linea e degli UFO. Qui l'UFO è in primo piano. Ecco l'UFO. Maggio 1975, il pilota Carlos de los Santos vola su di un Piper, chiama la torre di controllo. Mayday, mayday. Non ho più il controllo dell'aereo. Vedo tre UFO, volano attorno a me. Uno ha toccato la parte inferiore dell'aereo. L'aereo vola senza il mio controllo. Vedo gli UFO, uno di fronte, uno sull'ala destra, uno su quella sinistra e uno apparentemente sotto l'aereo. Carlos poté cavarsela, ma in altri casi, in altri paesi, non fu così. Città del Messico. Gli avvistamenti di UFO divennero molto frequenti in occasione e dopo l'eclissi totale di sole del 1991. Dopo l'eclissi nacque l'organizzazione dei Vigilantes. Queste sono alcune loro riprese. Ecco un primo piano dell'UFO che sembra girare vorticosamente su se stesso. Lo stesso oggetto filmato da diverse località.
E ora due tra le tante analisi fatte dall'Università di Città del Messico. La prima mostra un UFO circondato da un alone elettromagnetico. La seconda, invece, è quella di un pallone sonda. L'immagine di un UFO scattata dalla polizia e altre fotografie di UFO prese in Messico. Ed ecco l'analisi al computer. I ricercatori si sono pure recati sul luogo e hanno intervistato il testimone. Non c'è frode. Molti avvistamenti sono avvenuti nella zona di Puebla, poco distante dalla capitale, ai piedi del vulcano. C'è una relazione tra avvistamenti e attività vulcaniche? Oh sì, c'è una relazione molto stretta con l'attività vulcanica e lo posso provare. Una settimana prima dell'eruzione abbiamo visto gruppi di 8 o 10 UFO che si spostavano in modo frenetico, come se volessero avvisare qualcuno. Esattamente una settimana dopo ci fu l'eruzione del vulcano. Questa è una delle tante fotografie scattate in quella circostanza. Un avvistamento notturno filmato da un cameraman della TV messicana. Quelli che ho visto sono oggetti di tipo metallico. Rotondi, talvolta avvolti in una luce come di fuoco. Certo, sono immagini rare. Appaiono all'improvviso dal nulla e nel nulla di colpo scompaiono. Tanta gente dice che sono fantasmi, magie. Ma è un'intelligenza che esiste da sempre, che c'è sempre stata nella nostra cultura. Nella nostra cultura preispanica. Siamo a Tepoztlán, a un paio d'ore dalla capitale, un villaggio in cui la cultura preispanica è ancora presente nella vita quotidiana, nelle tradizioni. Incontriamo Carlos Díaz. Negli ultimi 15 anni ha realizzato fotografie e filmati stupefacenti di UFO. Dice di essere in contatto con i loro occupanti, esseri del tutto simili a noi. Anche queste fotografie sono state analizzate scientificamente. Sono oggetti enormi di luce che possono trasformarsi in dischi metallici. Estos objetos en ocasiones. Questi oggetti, tante volte, sono rimasti fermi, sospesi nell'aria anche per due ore, sopra il picco della luce o sopra il picco dell'ongo per 20 minuti. Talvolta si spostano da un picco all'altro lentamente, molto lentamente. Talvolta invece rapidamente. Carlos non è il solo ad aver visto gli UFO. Abbiamo incontrato tanta gente a Tepoztlán che ne parla come di una cosa naturale, misteriosa certo, ma vista da molti. La cattedrale è stata costruita sopra una piramide azteca utilizzandone il materiale, a testimonianza di una sovrapposizione di culture. Credo che in sé
Credo che ciò che oggi si chiama fenomeno UFO sia quanto i nostri padri osservano da sempre, come un fenomeno che appartiene alla realtà. Lo hanno sempre guardato con naturalezza, come qualcosa di normale, senza sentirsi prescelti o altro. Lo conoscono da secoli e secoli. La tradizione originale maya o azteca parla di esseri venuti dal cielo con sembianze umane, con capacità e conoscenze straordinarie. Per questo motivo sono stati visti come dei venuti da altri mondi o da altre dimensioni della realtà. Ciò che non significa esseri onnipotenti, creatori di ogni cosa, cioè Dio, ma esseri più evoluti di noi, i nostri fratelli maggiori. I numerosissimi avvistamenti di UFO in relazione all'eclissi totale di sole del 1991 sono contenuti in antiche profezie azteche. Ce ne parla il giornalista messicano Jaime Maussan, uno degli studiosi più attenti del fenomeno. Quella che vediamo è una piramide azteca che domina le vallate di Tepoztlán. Il Messico sembra essere un paese magico, con tradizioni magiche e antiche leggende. Ci sono anche molte profezie per il nostro tempo. Alcune risalgono al IX secolo, vale a dire a oltre 1000 anni fa. Queste profezie dicono che ci saranno grandi catastrofi naturali, grandi scontri e forse anche la guerra. Dicono che grandi potenti cadranno per lasciare il posto ad altri uomini di Stato. Dicono anche, ed è ciò che interessa qui, che questo è il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. Vi è una particolare profezia azteca legata all'eclissi del 91, esattamente prevista. Viene detto che tutto ciò che era nascosto verrà alla luce, che la verità sarà il seme della vita, che i figli delle stelle viaggeranno verso di noi. Questa profezia risale a più di 500 anni fa. C'è qualcosa di magico in essa. Probabilmente ha origini molto più antiche. Forse sono messaggi che ci vengono direttamente da loro, dai figli delle stelle, per avvertirci di ciò che sta accadendo, di ciò che avverrà. Sono convinto che tutto questo sia vero, che ci sarà l'incontro. Sui UFO ci sono gli extraterrestri. Abbiamo delle riprese video fatte dalla signora Sara Cueva di Metepec in occasione di un avvistamento. Nel filmato si vede un extraterrestre. Dunque gli UFO sono guidati dagli extraterrestri. Queste sono le immagini dell'extraterrestre ritoccate al computer per renderle più leggibili. E questa è un'antica raffigurazione azteca di un essere sceso dal cielo su di una nuvola che regge un intero palazzo. O di un essere sceso simbolicamente su di un drago alato, forse un modo per dire un oggetto volante. Sono gli antichi astronauti? Su questo bassorilievo, secondo molti studiosi, sarebbe raffigurato un astronauta seduto ai comandi di un'astronave. Thank you.
Cosa dire? Nelle antiche tradizioni è detto di essere venuti dal cielo che hanno portato la cultura. Poi se ne sono andati dicendo che un giorno scenderanno nuovamente le antiche scale. La lettura, oggi possibile, dei geroglifici Maya dice proprio questo. Un giorno Kukulkan tornerà. Sta per tornare. Esseri scesi dal cielo e visti come dei. Solo una fantasia? Sembrerebbe di no. Ancora pochi anni fa antropologi hanno scoperto lo stesso fenomeno che hanno chiamato culto del cargo, dove cargo sta per aereo da trasporto. Popolazioni della Nuova Guinea rimaste totalmente isolate dalla nostra civiltà, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale videro scendere elicotteri e aerei militari sulle loro isole, trasformate in piccole basi per scali tecnici. Per ringraziarsi le popolazioni, i piloti portarono doni. Alla fine del conflitto, le basi furono abbandonate. Gli antropologi che in seguito vi tornarono scoprirono che era nato un nuovo culto. Gli indigeni adoravano l'aereo e i suoi occupanti. Erano gli dei scesi dal cielo. Stati Uniti. Gli indiani Hopi si tramandano da generazioni il ricordo della visita di esseri venuti dallo spazio e li raffigurano così. Sono i Kachina, esseri misteriosi che portarono grandi insegnamenti. Da generazioni queste maschere danzano affinché non ci si spaventi al loro ritorno. I Kachina scesero da oggetti volanti che gli Hopi descrivono come in queste immagini. Un giorno i Kachina torneranno. Alcune tribù dicono di essere stati visitati da esseri venuti dallo spazio in anni recenti. Anche la tribù dei Kajapo dell'Amazzonia si tramanda la visita di un essere sceso dal cielo, completamente coperto, che non mangiava né beveva. In una sola notte imparò la loro lingua e insegnò loro tecniche agricole e di caccia. Prima di partire, promise di tornare. Africa, Mali. Paese dei Dogon. 1946. Il vecchio sacerdote Ogo Temeli spiegò all'antropologo Marcel Griol la loro visione del mondo. Al centro la costellazione di Sirio, ben visibile anche a occhio nudo. Ciò che sorprese Griol fu che i Dogon conoscevano in modo molto dettagliato Sirio B, una stella debolissima osservabile solo con potenti telescopi. Sirio B, Po Tolo, cioè chicco di riso, è descritta come piccolissima, fatta di metallo pesantissimo ruotante attorno a Sirio A con un ciclo di 50 anni. Tutto ciò è esatto, ma lo si sa solo da pochi anni. Troppi dettagli corretti per essere solo una coincidenza. I Dogon dicono che tutto ciò è stato insegnato loro dai Nommo, venuti dalle stelle su di un'arca, rossa come il fuoco, ma bianca quando si fu posata, di forma piramidale. Come non pensare a ciò che oggi chiamiamo UFO? I Dogon nelle loro feste ricordano i Nommo, portatori di grande saggezza. Tutta la loro cultura è impregnata di quel lontano evento. Anche i Dogon dicono: i Nommo torneranno. Ma il fenomeno UFO sembra essere presente già in un lontanissimo passato. Queste sono alcune delle tante incisioni scoperte nelle caverne, testimonianze vecchie di migliaia di anni. Iraq. Secondo alcuni studiosi troviamo informazioni dettagliatissime sugli UFO e gli extraterrestri nell'antica cultura sumera, considerata culla della nostra cultura, con conoscenze astronomiche stupefacenti. Epoca oltre 6.000 anni prima di Cristo.
Ce ne parla Zakaria Sitchin, uno dei massimi specialisti del periodo e assertore di questa tesi. Se qualcuno mi chiedesse da dove le è venuta quest'idea, gli risponderei che so leggere le tavole dei Sumeri e che è questo che dicono. Dicono che il nostro sistema solare è composto di 12 membri. Lo hanno scritto non una, ma tante volte. I Sumeri dicevano già che il Sole sta al centro del nostro sistema e non la Terra, come sostenevano i Greci e altri. Poi c'è la Luna e i Sumeri spiegano perché è una cosa a sé stante. E poi dicevano che ci sono 10 pianeti e non 9, come si è poi sempre pensato. Vede, sono molto contento che gli astronomi d'oggi lo stiano cercando, perché ne sospettano l'esistenza. Lo chiamano il pianeta X. È il 10° pianeta. Già altre conoscenze sumere sono state confermate. I Sumeri chiamavano il pianeta X Nibiru, che significa il pianeta dell'incrocio. Il suo antico simbolo era la croce, non la croce risalente al tempo dei cristiani, ma a 6.000 anni prima di Cristo. Dissero inoltre che esso era il 12° membro del nostro sistema solare, con un'orbita molto ampia di 3.600 anni, e che ogni 3.600 anni, passando tra Marte e Giove, si avvicina a noi, alla Terra. 450.000 anni fa, dicono i Sumeri, in occasione di uno di questi passaggi, degli esseri del tutto simili a noi, non con la pelle verde o le antenne sulla testa, scesero sulla Terra, e ciò si ripeté molte volte in seguito. Sono gli Anunnaki. Perché ci somigliano? Siamo noi che somigliamo loro, perché se conosce la Bibbia, che si basa in buona parte sulla tradizione sumera, ad un certo punto gli Anunnaki compirono delle manipolazioni genetiche, mischiando i loro geni con quelli dell'Homo erectus, facendolo diventare l'Homo sapiens. Anunnaki significa coloro che giunsero dal cielo sulla terra. Vennero tante volte, ogni 3.600 anni. Lo scopo originario delle loro visite fu quello di cercare l'oro, non per farne gioielli o monete, ma per poter sopravvivere sul loro pianeta. Tutto ciò che sto dicendo fu dettato dagli Anunnaki ai Sumeri. Vennero sulla Terra, si diceva, perché l'atmosfera sul loro pianeta si stava esaurendo. L'atmosfera non solo serviva a respirare, ma tratteneva anche il calore del pianeta, cosa fondamentale perché Nibiru si allontana molto dal Sole. Senza atmosfera, la vita non era possibile. I loro scienziati pensarono perciò di creare uno scudo di particelle d'oro attorno a Nibiru, e pare che la Terra fosse l'unico pianeta ad avere oro. Tutte le religioni più note parlano di un futuro ritorno degli dei. L'induismo, la tradizione Maya, il cristianesimo, che parla del ritorno del regno dei cieli sulla terra, l'ebraismo, che attende l'arrivo del Messia. Pur con differenze, c'è un po' ovunque l'attesa del ritorno. Secondo il calendario Maya, il 2012 potrebbe essere l'anno del ritorno.
Mi sembra che ci siano molti segni che indicano che qualcosa sta per accadere, ma non sono in grado di dire una data precisa. La domanda davvero importante, secondo me, è cosa accadrà quando torneranno. Se si studia l'evoluzione della nostra civiltà, si noterà che ogni 3600 anni c'è stato un passaggio fondamentale, il Neolitico, il Mesolitico, eccetera. È come se ogni volta che sono venuti ci abbiano osservati e abbiano pensato, diamogli qualche conoscenza in più, più civiltà. Una volta dissero non va bene e ci fu il diluvio. Non so proprio cosa accadrà, non sono un profeta. Posso solo dire ciò che è successo nel passato. Certo, sono cose assolutamente stupefacenti, ma questa tavoletta non può essere interpretata come raffigurante la discesa di un'astronave? E la questione di Dio? Ogni pianeta è un piccolo mondo e possiede un suo Dio, oppure c'è un unico Dio per tutto l'universo. Questo era ciò che credevano gli Anunnaki. Il loro Dio era il Dio dell'universo, e questo è anche ciò che è detto nella Bibbia, in particolare nei testi dei profeti Geremia, Isaia, eccetera, in cui si parla di un Dio universale, presente in tutto l'universo. Qual è il legame tra i Sumeri e gli antichi Egizi? Gli dei erano gli stessi, anche se avevano nomi diversi, ma sono gli stessi, gli Anunnaki. Nella religione egizia il faraone era considerato un semidio e in quanto tale, dopo la sua morte, aveva il diritto di intraprendere un viaggio in cui avrebbe raggiunto gli dei sul loro pianeta. Quindi l'intera religione egiziana, l'intera vita reale egiziana, tutti i monumenti, i templi, erano orientati al momento in cui il faraone, morendo, veniva mummificato e raggiungeva gli dei attraverso una porta volta verso Oriente. Nei miei libri descrivo questo viaggio, ma non come un viaggio mitico. È un viaggio reale, dal porto spaziale degli Anunnaki, costruito dopo il diluvio, collegato alle piramidi, che fungono da luogo d'atterraggio. È proprio lì che i faraoni egiziani desideravano congiungersi con gli dei e partire per il viaggio verso il loro pianeta. Nessun faraone ha mai costruito una piramide. Sono gli Anunnaki ad averle costruite, come parte integrante di un luogo di atterraggio, di un porto spaziale nel Sinai. Anche negli antichi testi egizi è detto della discesa sulla terra di esseri venuti dal cielo. Certo, sono cose sorprendenti, ma è quanto sostengono numerosi studiosi. Gli anziani egiziani ci dicono che gli antichi egizi sostengono che i loro antenati erano venuti dalle stelle e che loro, in quanto discendenti da quegli antenati, un giorno sarebbero tornati da loro, sulle stelle. Inoltre raccontano che quelle stelle sono nella costellazione di Orione. Dai miei studi risulta che la disposizione delle piramidi corrisponde alla posizione della costellazione di Orione tanto tempo fa. Ho calcolato che si risale al 10.500 prima di Cristo. Forse fu allora che accadde qualcosa di tanto straordinario da essere ricordato in modo così maestoso. E dai geroglifici risulta per me, senza alcun dubbio, che allora giunsero degli esseri dalle stelle. Gli antichi egizi conoscevano l'astronomia, la geometria, la costruzione, eccetera. È probabile che queste conoscenze vennero loro trasmesse da quei visitatori. Vede, secondo molti egittologi, le piramidi di Giza segnano l'inizio di una civiltà, ma io non sono d'accordo. Secondo me,
Si tratta invece di un traguardo, di un'apoteosi. Esprimono qualcosa che si andava preparando da molto tempo. Anche nella Bibbia ci sono episodi che potrebbero far pensare alla discesa di astronavi, come quello del profeta Ezechiele e del carro di fuoco. Siamo nel 500 avanti Cristo. Ezechiele descrive ciò che vede, un carro luminoso che gli si avvicina. Ne descrive le ruote, le ali, il rumore che paragona al frastuono di un accampamento militare o al rombo di una grande massa d'acqua. Nell'intero racconto di Ezechiele, perlomeno nell'originale ebraico, non si nomina mai la parola Dio. Ezechiele lavora nei campi insieme ad altri. Poi vede il carro di fuoco scendere, si getta per terra impaurito. In seguito ode una voce che nella sua lingua gli dice: «Non temere, figlio dell'uomo». Ezechiele non ha più paura. Ora guarda il carro e lo descrive come lo splendore. Sulla cima vede qualcosa simile ad una pietra preziosa, scintillante, dentro cui vede un trono, su cui siede una sorta di uomo. Sulla base delle descrizioni di Ezechiele, l'ingegner Joseph Blumrich della NASA ha costruito una serie di modellini di aeromobili e l'ingegnere Hans Bayer addirittura l'aeroporto che avrebbe ospitato l'astronave di Ezechiele. India. Negli antichi testi vedici si trovano testimonianze di astronauti venuti da altri mondi e da altre dimensioni, con esseri di razze diverse, dai poteri straordinari. Vi sono antichi trattati che illustrano diversi tipi di astronavi e che ne spiegano il funzionamento. Sono i Vimana, che ricordano molto ciò che oggi chiamiamo UFO, capacità straordinarie di volo, possibilità di scomparire e di ricomparire, eccetera. Negli antichi testi si parla anche di oggetti parcheggiati nello spazio, grandi come intere città, e da cui partono oggetti più piccoli e armati che guerreggiano con altri oggetti volanti. È ciò che è raccontato in numerosi antichi racconti vedici, ma occorre leggerli in modo concreto, non mitologico, e tenendo conto del linguaggio spesso metaforico, forzatamente legato a un grado di conoscenza tecnica modesto. Il fenomeno UFO e quanto è descritto negli antichi testi in sanscrito si riferiscono, secondo me, alla stessa realtà. Ritengo che si possa allargare il discorso anche a confronti con numerose altre culture, a confronti con le descrizioni di creature di altre dimensioni dotate di poteri che noi chiamiamo paranormali o mistici. Gli stessi elementi sono presenti un po' ovunque. Secondo me, questo prova l'autenticità dei diversi resoconti. Prova che persone di culture diverse hanno descritto le stesse cose che hanno realmente osservato. Non sono testi semplicemente speculativi o poetici. Questo monumento è un Vimana. Negli antichi testi si parla anche di rapimenti da parte di alieni, tema oggi di attualità. Nel Mahabharata, un antico testo, si può leggere la storia del rapimento di un re. Alcune creature lo portarono in un altro luogo e gli spiegarono
che ciò faceva parte di un determinato disegno. I particolari del rapimento, di come trattarono e poi riportarono il rapito, della sua reazione psicologica, in particolare la presenza di un vuoto temporale, mostrano molte analogie con i resoconti dei rapimenti odierni. Queste cose sono accadute allora e accadono ancora oggi. Ma c'è una radice comune tra le diverse culture? Le tradizioni dell'India antica, contenute nei Veda, risalgono agli Ariani, una popolazione venuta dall'Anatolia. Studiando questa e altre antiche culture, scopriamo che tutte, in lingue diverse, dicono la stessa cosa. Hanno nomi diversi per designare gli stessi dei, quelli dei Sumeri. Ciò vale per i Veda, ma anche per gli Aztechi, che parlavano del dio Quetzalcoatl, o per i Maya, che lo chiamavano Kukulkan. Due nomi per indicare il serpente alato chiamato Thoth dagli Egizi. In Sud America lo si chiamava anche Viracocha. Bene, se andate oltre al diverso contesto linguistico, scoprirete che dietro si cela la stessa cosa, e cioè gli Anunnaki, scesi da Nibiru. Questa tesi di Sitchin di una radice comune è affascinante, anche se molto discussa. Avvistamenti di UFO sono presenti in molte culture. In quella greca si narra di corpi luminosi visti nel cielo, i Doxus. In epoca romana, Plinio, Seneca, Tito Livio parlano di fenomeni UFO. In un libro di Giulio Sequente sui prodigi del III secolo d.C. è scritto di scudi ardenti volanti, i Clipei Ardentes. In taluni dipinti del Medioevo e del Rinascimento sono raffigurati degli UFO. Questa incisione del 1479 mostra un oggetto volante a forma di razzo. Nei fogli a stampa di Basilea del 1561 si vedono delle sfere nel cielo e in quelli di Norimberga, sempre del 1561, delle colonne ardenti. Nello stesso periodo furono viste due sfere nel cielo di Amburgo. Negli Stati Uniti, verso la fine del secolo scorso, furono più volte avvistate delle airships, delle astronavi. Nel 1896 fu la volta di un disco sopra San Francisco. Nel 1909, in Gran Bretagna, fu avvistata questa strana macchina volante. La storia moderna degli UFO inizia il 24 giugno 1947 con l'avvistamento di un oggetto misterioso da parte del pilota americano Kenneth Arnold. Ma come mai gli UFO nel corso dei secoli hanno avuto forme tanto diverse? Penso che ci sia una spiegazione.
La mia ipotesi, che ho chiamato ipotesi del mascheramento, è che questi oggetti si adattano alla nostra immaginazione. Ciò che noi vediamo non sono delle astronavi, nel senso in cui noi intendiamo i nostri razzi o le sonde spaziali. Sono delle proiezioni che possono anche assumere una forma materiale. Io penso che si adattino alle nostre concezioni del momento. Probabilmente per questo motivo nel Medioevo si vedevano velieri e 100 anni fa astronavi come quelle descritte da Jules Verne. Noi oggi invece vediamo dischi, oggetti a forma di sigaro o più recentemente oggetti triangolari. Forse l'intero fenomeno UFO è una proiezione di un'intelligenza extraterrestre sempre adattata alla nostra immaginazione del momento. Ciò non significa però che il fenomeno UFO sia un'allucinazione collettiva. Vi sono infatti avvistamenti confermati dai radar, tracce sul terreno con forti radiazioni e mutamenti chimici dove questi oggetti si sono posati. È un enigma, certo, dietro cui si nascondono conoscenze di fisica per noi oggi impossibili, entità di altri mondi e dimensioni. È un campo coperto dal segreto militare, anche se documenti ufficiali confermano l'autenticità del fenomeno. Un fenomeno che sembra collegarsi a questo complesso e misterioso tema è quello dei cerchi nei campi di grano. La domanda che ci si può porre è: c'è forse qualcuno che cerca di comunicarci qualcosa, come già da migliaia di anni? Dagli anni 70 nel sud dell'Inghilterra sono stati osservati questi strani disegni che appaiono di notte, all'improvviso. Subito si è pensato ad uno scherzo, ciò che è vero in taluni casi. Ma lo studio del fenomeno indica che molti cerchi sono genuini. Sul posto si è rilevata una radioattività anomala, e in laboratorio è stata appurata una mutazione della struttura dei semi. Inoltre le spighe sono solo piegate e non spezzate. Come è possibile? E i campi sono stati ovviamente tenuti sotto controllo. È un fenomeno autentico. Vi sono molti elementi per dire che qualcosa si muove nei campi di grano. È difficile da vedere. È come se ci fosse qualcosa che si piazza al centro e poi crea i disegni. Sono per lo più disegni circolari che al loro interno contengono figure geometriche più complesse. I disegni sono situati lontano dalla strada, anche a una distanza di 11 metri. E senza che vi sia accesso al campo. Il fenomeno è presente in molti paesi, non solo in Inghilterra. Si osserva in tutto il mondo. Ci sono stati dei russi che sono venuti in Inghilterra per vedere i cerchi nei campi di grano e per verificare se il fenomeno era simile a loro. Vi sono cerchi anche nel ghiaccio, sui laghi ghiacciati, come in Svezia. In Canada sono stati visti enormi anelli intagliati nel ghiaccio e la cosa strana è che l'acqua in quel punto non gela più. Questa è una cosa che proprio non riusciamo a spiegarci. A partire dal 1989 ci sono stati certamente dei falsi un po' ovunque nel mondo, ma specialmente nel sud dell'Inghilterra. Tuttavia, il fenomeno è reale ed è molto importante. Ho una mia opinione sulla possibile origine dei cerchi, cioè sulla provenienza degli autori. Il fenomeno dei cerchi nei campi presenta molte analogie con il fenomeno UFO. Dopo 12 anni di ricerche, io, che sono ingegnere chimico,
Ritengo che dietro c'è un'intelligenza. No, non è uno scherzo. Persino il mio amico Nick Pope, segretario generale dell'aeronautica militare, è stato recentemente autorizzato a fare una dichiarazione personale. È estremamente importante. Ha affermato che il fenomeno dei cerchi esiste realmente e che per ciò che riguarda gli UFO, il 5% dei fenomeni aerei registrati dal Ministero della Difesa durante i 3 anni del suo mandato, il 5%, dicevo, è stato classificato come inspiegabile, cioè come UFO. E Nick Pope ha perfino detto che, secondo lui, il fenomeno era probabilmente di origine extraterrestre. Nick Pope è uscito allo scoperto, come ho fatto anch'io, perché pensiamo che si tratti di una cosa molto importante, soprattutto per il nostro tempo, in cui si può temere per la nostra sopravvivenza. Viviamo in un tempo molto particolare. Nel 1976 ci rendemmo conto per la prima volta del significato del problema del buco nell'ozono. E fu proprio in quell'anno che per la prima volta apparvero i cerchi nei campi di grano. Da allora il fenomeno dei cerchi si è sviluppato. È diventato sempre più complesso. Che cosa significano i pittogrammi? Quali messaggi ci vogliono trasmettere? I nativi americani conoscono alcuni dei simboli dei cerchi nei campi di grano. Quando andai negli Stati Uniti, un indiano Hopi mi fece un disegno di un pittogramma del tutto uguale a uno che avevo fotografato in Inghilterra. Mi spiegò che si trattava del simbolo del creatore e che il giorno in cui l'avessimo visto avremmo dovuto tenerci pronti ad accoglierlo. Abbiamo studiato attentamente i simboli presenti nei cerchi nei campi di grano ed abbiamo constatato che sono identici ai simboli disegnati dai nativi americani, specialmente dagli Hopi, dalle popolazioni Dogon in Africa, dagli aborigeni australiani. Molti popoli cosiddetti primitivi conoscono questi simboli da anni e anni. Ma ciò che è molto stupefacente è che se esaminiamo le immagini che sorgono nella mente di una persona in profondo stato di meditazione, ci rendiamo conto che sono gli stessi simboli. Cosa significa? Significa che quando l'uomo è in pace, torna profondamente in se stesso e trova proprio questa dimensione originale. Penso che il messaggio che ci viene dato è di ritornare a noi stessi. Questo è ciò che conta davvero, al di là del fenomeno UFO. Dobbiamo prendere coscienza di noi stessi. L'uomo deve prendere coscienza di se stesso, delle sue responsabilità verso il prossimo, verso il pianeta e l'intero universo. Tutto è collegato. Questo sarebbe dunque il messaggio. Vicino a Stonehenge, luogo antichissimo, sacro e misterioso, alcune colline artificiali sembrano ricordare un evento eccezionale di tanto tempo fa. Secondo alcuni studiosi, esse ricordano l'atterraggio di UFO.
Sulla base di testimonianze, documenti, dichiarazioni ufficiali, in particolare di Belgio, ex Unione Sovietica e Stati Uniti, sembra di poter dire che gli UFO guidati da qualcuno probabilmente non di terrestre esistono. Ma la tematica UFO è coperta dal segreto di Stato. Cosa potrebbe nascondersi dietro al segreto ufficiale? Entriamo in un campo ipotetico, certo, ma con molte domande lecite. Ci basiamo soprattutto su materiali americani. Cominciamo dai documenti ufficiali. Nel 1947 il generale Twining preparò per il Pentagono questo documento in cui si dice che il fenomeno UFO è reale, che gli oggetti hanno capacità di volo straordinarie, che sono metallici, che compiono manovre elusive, ciò che fa pensare a una guida intelligente. La loro tecnologia e la loro origine sono ignote. Questo documento è stato reso noto grazie al presidente Carter negli anni Ottanta. Una domanda centrale: gli Stati Uniti sono forse in possesso di UFO precipitati? Sì, in base a questo documento del 47 scritto da Edgar Hoover, allora direttore dell'FBI. Si legge: l'FBI deve avere accesso all'UFO recuperato. Altra domanda: gli Stati Uniti hanno recuperato corpi di alieni? Su questo memorandum del 50 di un agente dell'FBI al suo direttore Hoover si legge che l'aviazione militare è in possesso di 3 dischi volanti, ognuno con i resti di 3 piccoli umanoidi. Ciò fu confermato nell'83 dal professor Sarbacher, testimone diretto. Scrive: il materiale di costruzione dell'UFO recuperato era leggero e resistente. Gli umanoidi avevano organi interni simili agli insetti. Subito, cioè nel 47, iniziarono le operazioni di copertura e di depistaggio. Lo studio effettivo continuò in un gruppo segreto, il Majestic 12. In questo documento, consegnato da un anonimo, si legge di un UFO caduto a Roswell con alieni morti a bordo. Ma tutto è sempre stato smentito ufficialmente. Tuttavia, in questo documento del 50, l'ingegnere canadese Smith riferisce al suo governo che negli Stati Uniti un gruppo segreto guidato dal professor Bush è incaricato dello studio sugli UFO. È proprio il Majestic 12. Stiamo viaggiando in direzione di Roswell, Nuovo Messico, dove nell'ormai lontano 1947 sarebbero caduti dei dischi volanti e sarebbero stati recuperati corpi di alieni. Ci sembra di entrare in un film di fantascienza. Qui sarebbe avvenuto qualcosa di epocale, di assolutamente straordinario. Abbiamo cercato di ricostruire i fatti. Luglio 1947. Il Roswell Daily Record pubblica la notizia ufficiale secondo cui l'aviazione militare ha trovato i resti di un disco volante. Lo scoop fa il giro del mondo. Un UFO sarebbe caduto non lontano dalla base militare di Roswell. Dei resti dell'UFO trovati dall'agricoltore McBrazel sono stati consegnati alla base militare. Ma il giorno dopo il generale Ramey, in una conferenza stampa, dichiara che quei resti sono semplicemente quelli di un pallone sonda. La stampa pubblica la smentita ufficiale. Questa è Roswell, una tranquilla cittadina di provincia. Case basse, giardini ben tenuti, strade ordinate. L'Accademia Militare testimonia l'importanza che Roswell ha avuto per l'esercito degli Stati Uniti. Negli anni 40 e 50 a Roswell vi era la base dei bombardieri atomici che sganciarono le bombe su Nagasaki e Hiroshima. Cosa accadde nei pressi di Roswell? Un pallone sonda o un UFO? No, non erano certi i resti di un pallone sonda quelli che sono stati rinvenuti a Roswell nel 1947. Ho iniziato ad indagare sul tema dei dischi volanti nel 58. Fui il primo ad investigare sulla storia di Roswell che iniziò nel 78. Ho parlato con decine di persone coinvolte in questa faccenda. Sono stato il primo a parlare con il maggiore Marcel. Il maggiore Jesse Marcel. A una stazione radio un giornalista disse a Friedman:
La persona con cui dovrebbe parlare è Jesse Marcel. E io gli chiesi, chi è? Non lo conoscevo. Lui mi disse, beh, ha avuto per le mani un pezzo di uno di quei dischi volanti di cui si interessa quando era nell'esercito. Questo risvegliò la mia attenzione, come potete immaginare. Chiamai Jesse il giorno successivo, trovai il numero sull'elenco e gli parlai. Mi raccontò la storia. Jesse Marcel ne parlò con coraggio. Era un tema molto pericoloso. Il personale dell'esercito è stato fortemente intimidito da parte del governo, come pure alcuni civili di questa comunità. La nipote dello sceriffo ci ha detto che sua nonna le raccontò che i militari la minacciarono. Se racconti a qualcuno quello che hai visto, uccideremo te e la tua famiglia. La nipote rimase sconvolta nel sentire questo e chiese, gli hai creduto? La nonna rispose con calma, ero presente, sì, gli ho creduto. Friedman ha trovato oltre 200 testimoni. Questo è il centro di Roswell. Alcuni veterani della vecchia base militare hanno creato un piccolo museo per ricordare lo straordinario episodio del 47. Walter Haut era allora capo stampa della base. C'era qualcosa che non quadrava nell'intera storia. Parlando con il maggiore Marcel in diverse occasioni, questi mi disse, il materiale che ho portato nell'ufficio del generale Remy non è lo stesso che è stato mostrato alla stampa. Quello era di un pallone meteorologico. Non è quello che ho portato io nel suo ufficio, ma non potei farci niente. Il generale mi disse, lei dirà che è questo ciò che ha raccolto e che mi ha portato. Io gli risposi, ma non è vero. Si tratta di tutt'altro materiale. Il maggiore Marcel aveva l'impressione che si trattasse di materiale extraterrestre, diverso da qualsiasi cosa in nostro possesso a quel tempo, un po' simile ad una lamina di alluminio. Aveva più o meno quella consistenza. Si trattava di un metallo argenteo, elastico, che si poteva piegare con le mani, ma che poi riprendeva la forma originale. It would go back to its original form. Dopo che l'agricoltore McBrazel ebbe consegnato i resti dell'UFO alla base, il maggiore Jesse Marcel ispezionò i luoghi, raccolse a sua volta dei pezzi dello strano materiale, passò da casa e li mostrò alla moglie e al figlio allora dodicenne, che così ricorda. C'erano molti frammenti di metallo simili a della plastica nera, alla bachelite. C'era anche del materiale simile a dei fogli metallizzati, a delle lamine di alluminio, anche se non si trattava propriamente di alluminio. Perlomeno a me non era sembrato tale. Non rifletteva la luce. C'erano poi dei pezzi di materiale simili a delle sbarrette con delle scritte o dei simboli. I simboli che vidi somigliavano a delle forme geometriche, cerchi, triangoli, quadrati. C'erano diverse forme geometriche. Qualche anno più tardi parlai di queste cose con mio padre per verificare se i suoi ricordi corrispondevano ai miei, e corrispondevano. Confrontammo i nostri appunti sul colore, sulle dimensioni e sull'aspetto generale dei simboli. I rottami e i simboli scritti su quelle sbarre non sembravano provenire dalla nostra civiltà. Mio padre è sempre stato convinto di questo. Non ha mai avuto dubbi sulla provenienza di questo materiale. Certamente non proveniva dal pianeta Terra, ma da un altro luogo. Esaminammo il materiale per circa 15-20 minuti a casa nostra, a Roswell. Aiutai mio padre a riporlo nella scatola e a caricarlo di nuovo in macchina. Lo portò alla base di Roswell e poche ore dopo lo trasportò in grande fretta alla base aerea di Fort Worth. Quando rientrò a casa disse a mia madre e a me di non parlare di questo, che si trattava di un non evento, che non era accaduto nulla. Ci raccomandò di non parlarne nemmeno con gli amici e io non ne parlai. Il materiale recuperato fu trasportato da Roswell alla base militare di Fort Worth e consegnato al generale Ramey, che dichiarò trattarsi dei resti di un pallone sonda.
L'aviere Cherky partecipò al trasporto. Vidi passare il maggiore Marcel e 4 o 5 soldati. Stavano portando degli scatoloni di cartone aperti, pieni di rottami di metallo. Il maggiore Marcel portava uno scatolone nel quale si trovavano delle sbarre. Io vidi solo il materiale che fu spedito con un aereo a Fort Worth. Ma furono recuperati anche i corpi di piloti extraterrestri? Frank Kaufman, di origine svizzera, era allora nei servizi segreti di stanza a Roswell. Egli è l'unico testimone vivente a dichiarare non solo di aver ripulito la zona dai resti dell'UFO, ma anche di aver recuperato 3 dei 5 corpi di alieni morti nell'incidente. Non accetta di apparire alla TV, ma ci autorizza a raccontare la sua testimonianza. Gli extraterrestri erano alti circa 1,40 m. Avevano grandi occhi, un piccolo naso. La pelle era bruno-rossastra e avevano qualcosa di molto umano. Ci racconta che uno di essi aveva gli occhi rivolti al cielo con un'espressione dolce e intelligente. L'UFO, dice Kaufman, era precipitato forse a causa di esperimenti con il radar. Ogni traccia dell'episodio è stata cancellata quando nel 47-48 l'aviazione militare fu scorporata dall'esercito. Tutto è segreto. Ma ora che è vecchio si sente in dovere di parlarne. Gli extraterrestri erano certo scesi, ci dice Kaufman, a vedere cosa l'uomo stesse facendo con le bombe atomiche e la Terra è tuttora in pericolo, aggiunge. A Glen Dennis, a quel tempo impiegato in un servizio di pompe funebri, furono ordinati quel giorno dalla base bare per bambini e ghiaccio. Alla base Dennis vide i resti dell'UFO e incontrò un'infermiera, sua conoscente, sulla porta del locale medico. Mi disse: vattene da qui il più velocemente possibile, se non vuoi avere guai. Poi uscì e attraversò la strada. Respirava a fatica. Il mattino seguente, verso le 11, mi chiamò e disse che doveva parlarmi, disse che dovevamo incontrarci. E così fu. La donna piangeva, era ancora sconvolta. Aveva un'espressione istupidita, i capelli erano in disordine. Disse che in un sacco aveva visto 2 piccoli corpi mutilati. Le mani erano ferite. Il medico, con un lungo forcepe, girò i corpi. Avevano 4 dita, molto fragili, alla cui estremità c'era una sorta di cuscinetto. Il medico disse che sembrava che sui cuscinetti ci fossero delle minuscole ventose. Avevano una testa molto grande, come quella di un neonato. Gli occhi erano molto grandi, non avevano il setto nasale. Avevano solo 2 orifizi. La bocca era piccolissima, non avevano né denti né lingua, non avevano orecchie come le nostre, avevano 2 canali auricolari, un canale auricolare doppio e non singolo come nell'uomo. La sera precedente il nostro incontro, la donna aveva fatto uno schizzo sul retro del blocchetto per le ricette che portava sempre con sé in una tasca dell'uniforme. Aveva fatto del suo meglio nel disegnare la testa e le piccole braccia. Mi diede il disegno, dicendomi che desiderava che lo tenessi io, ma che dovevo prometterle di non rivelare mai da chi l'avessi avuto. Voglio dire, il suo nome. Non voleva più essere coinvolta in tutta questa storia e io le giurai che non avrei mai rivelato il suo nome.
Quella fu l'ultima volta che la vidi. Quando il giorno seguente la chiamai alla base, mi dissero che era stata trasferita quel pomeriggio, ma che non sapevano dove. Circa 6 settimane più tardi ricevetti una lettera dall'Inghilterra. Le risposi. Dopo altre 6 settimane la mia lettera mi venne ritornata e su un angolino della busta c'era scritto «rinviata al mittente» e in lettere rosse «deceduta». Fu così che me la rispedirono. In seguito alle polemiche sui fatti di Roswell, all'inizio del 94 il rappresentante repubblicano del Nuovo Messico chiese ufficialmente spiegazioni a Washington. Nel settembre del 94 fu data risposta con questo documento che ribadiva la tesi del pallone sonda, specificando che era stato usato per rilevare eventuali esplosioni atomiche nell'ex Unione Sovietica, ma il documento risulta molto lacunoso. Inoltre tutti i documenti di quella lontana estate del 47 risultano scomparsi. Solo un caso? E questo è uno dei tanti documenti ufficiali sugli UFO liberati in base alla legge sulla libertà di informazione voluta dal presidente Carter negli anni 80. La censura, come si vede, ha avuto la mano molto pesante. Cosa si è voluto nascondere? È certo che queste informazioni così parziali e lacunose ben si prestano alla disinformazione, alle speculazioni. E così gli UFO caduti a Roswell sarebbero stati addirittura numerosi, come a dire, magari nessuno. E questa fotografia di un alieno giunta da Hong Kong e spacciata per vera è solo quella di un manichino che anche noi abbiamo filmato al museo di Roswell. E recentemente ha fatto il giro del mondo la notizia del filmato dell'autopsia di un alieno realizzato nel 47 da un operatore militare. È il filmato Santilli, dal nome del suo scopritore. Sul tema si è aperta una polemica a tratti anche molto aspra. Ma ci sono prove pro o contro l'autenticità del materiale? Michael Heseman, noto studioso, ha indagato sul tema. Ho fatto delle indagini molto accurate e oggi sono in grado di dire che fin qui abbiamo trovato molti elementi sul film che potrebbero dimostrarne l'autenticità. Non abbiamo fin qui trovato alcun elemento, alcuna prova che dimostri che sia stato contraffatto o che si tratti di un falso. Nel filmato si vedrebbe anche il presidente Truman accanto ai resti dell'UFO e dei corpi alieni, un segreto di Stato evidentemente. Se mostrasse il filmato col presidente Truman, penso che sarebbe pericoloso per Santilli. Credo che sia andata più o meno così. Immagino che qualcuno gli abbia detto: sì, procedi con il materiale che hai, ma se fai vedere il presidente Truman sul filmato, rischi di ritrovarti abbandonato in mezzo al deserto. Si tratta solo di una sua supposizione oppure... È qualcosa di più di una semplice supposizione. Qualcosa è accaduto. Una volta Santilli ricevette la visita di due agenti e credo che durante quell'incontro venne detto qualcosa che cambiò tutto. E fu proprio il presidente Truman a creare la commissione segreta Majestic 12, di cui si è già detto, che preparò il documento in cui si possono leggere in dettaglio i fatti di Roswell. Un altro documento, sempre del Majestic 12, spiega come recuperare e trattare gli extraterrestri. Il titolo è Entità extraterrestri e tecnologia, recupero e conservazione. Si tratta di un documento segreto, di un manuale operativo speciale del gruppo Majestic 12. In questo documento il governo degli Stati Uniti si riferiva a loro come a entità biologiche extraterrestri, la cui sigla era EBE. Il documento descrive minuziosamente i due tipi di alieni conosciuti nel 1954. Il primo tipo è umanoide, simile a un orientale. È alto 1,50 m circa, pesa 40 kg, testa grande e rotonda senza capelli, pelle pallida, giallastra, spessa. Occhi piccoli, larghi, orientali, naso sottile, bocca larga, muscolatura forte.
Il secondo tipo è pure umanoide, 1,20 m di altezza, 20 kg di peso, occhi molto grandi, neri, senza palpebre, senza setto nasale, 2 fori nasali, bocca piccola, pelle pallida di un colore blu-grigiastro. Non sono mammiferi, hanno 4 dita. I documenti del Majestic 12 provengono da fonte anonima. Sono autentici? Ho lavorato per 10 anni sui documenti Majestic 12. Ho consultato 15 archivi. Per 14 anni ho lavorato per i servizi di sicurezza, per cui ho avuto tra le mani migliaia di documenti segreti. Ne ho anche scritto qualcuno io stesso. La mia conclusione è che il documento riassuntivo per il presidente Eisenhower del 18 novembre 1952, il documento Truman Forrestal del 24 novembre 1947, il documento Cutler Twining del 1954 e altri a mia conoscenza, ma non ancora pubblicati, siano autentici. Credo inoltre che se un grande giornale come il New York Times o il London Times avesse fatto lo stesso sforzo fatto dal Washington Post per portare alla luce il caso Watergate, se avesse lavorato come ho fatto io, bene, penso che avrebbe scoperto il Cosmic Watergate a partire dai documenti del Majestic 12. Certo, ci vuole la volontà di farlo, e questa è un'altra faccenda. Ad ogni modo, i documenti del Majestic 12 sono autentici. E vi sono perfino documenti che indicano l'esistenza di un gruppo speciale, il Blue Fly, per il recupero di UFO caduti. Pare siano intervenuti in Messico, Sudafrica, Australia e altrove. Ci sarebbero stati fino ad oggi 68 UFO caduti. Il sergente maggiore Robert Dean. Negli anni 60 faceva parte dello Stato Maggiore della NATO, sotto il comando del generale Lemnitzer, qui in una fotografia con dedica a Dean. La NATO era più volte entrata in stato di massima allerta perché squadriglie ignote, cioè UFO, provenienti dal blocco comunista, avevano sorvolato l'Europa occidentale scomparendo sopra la Scandinavia. Dean poté leggere un grosso documento segreto della NATO sul tema. Cosa erano quelle squadriglie? Forse un pericolo per la NATO? Lo studio NATO ha chiarito, era la ragione principale dello studio, che non c'è mai stata minaccia militare. Quegli UFO avevano infatti ripetutamente dimostrato di avere un livello tecnologico talmente superiore al nostro che se avessero avuto intenzioni ostili non esisteremmo più già da molto tempo. Sia noi che i sovietici sapevamo che gli UFO erano una realtà ed entrambi pensavamo se solo riuscissimo ad impadronirci del loro sistema di propulsione. I visitatori, come li chiamo io, utilizzavano un sistema antigravitazionale a propulsione elettromagnetica estremamente sofisticato. Quando lasciai l'esercito, sapevamo dell'esistenza di 4 gruppi diversi di visitatori e uno di questi gruppi aveva un aspetto identico al nostro. Intendo dire proprio identico, al punto che se uno di loro fosse seduto accanto a lei in aereo, al ristorante o a teatro, non se ne accorgerebbe assolutamente. Ma ci sono diversi gruppi con programmi diversi. Ad alcuni di loro sta veramente molto a cuore il problema della sopravvivenza della specie umana, tanto che hanno cercato di assisterci, di aiutarci, perché hanno capito che abbiamo raggiunto un livello tecnologico estremamente delicato. Credo che questi visitatori ci stiano aiutando come noi faremmo con un fratello minore. Ci aiutano a superare questa fase di transizione facendoci crescere e maturare.
transition. To grow up and mature. Some level in my government. A determinati livelli all'interno del mio governo, qualcuno vuole che io continui a fare quello che sto facendo, perché continuo a condividere con la gente tutto quello che so in modo pacifico e senza minacce. Lo faccio lasciando nella gente un sentimento di speranza. Per questo ritengo che il mio governo desideri che io continui a farlo, perché sono realista. Sono un vecchio soldato in pensione, e se il mio governo avesse voluto eliminarmi o zittirmi, avrebbe potuto farlo con estrema facilità in tutti questi anni. Ma lei ha avuto incontri con i visitatori? Non ho intenzione di prendermi gioco di lei. In tutta onestà, devo dirle che la mia risposta alla sua domanda è sì. In questo momento non sono tuttavia disposto a scendere nei dettagli su questo argomento. Ad ogni modo, sì. Li considero degli amici. Lei pensa che il governo degli Stati Uniti abbia avuto contatti con i visitatori? Ho una quantità di buoni amici che occupano posizioni di spicco all'interno del governo. Molti di loro della mia età sono tuttora nel governo. La maggior parte dei miei vecchi amici sono in pensione, ma alcuni di loro lavorano ancora nelle basi di Langley, di Fort Meade, con posti di responsabilità. Essi dicono che esistono prove inequivocabili che sia attualmente che in passato abbiamo avuto uno stretto rapporto con almeno uno, ma probabilmente due gruppi provenienti da fuori. Credo alle prove che ho raccolto. Ci credo e le accetto. Ho avuto conferme da così tante e diverse fonti che le accetto come autentiche. Si ha notizia che il presidente Eisenhower nel 1954 avrebbe avuto un incontro con visitatori extraterrestri nella base militare di Edward, non lontano da Los Angeles. Lo dichiarò in questa lettera del 1954 il giornalista Gerald Light della CBS, che fu presente a titolo privato all'episodio. Scrive: un gruppo di UFO è sceso sulla base e ha dimostrato straordinarie capacità di volo, materializzandosi e smaterializzandosi davanti a decine di scienziati sconvolti. Il fatto fu confermato nel 1982 da un pilota sperimentale che accompagnò Eisenhower in quella straordinaria circostanza. Gli extraterrestri parlavano inglese e proposero al presidente di iniziare un programma di informazione sulla loro presenza. Eisenhower rispose di non essere pronto. Sono cose al limite del credibile, certo, e senza prove sicure. Sono episodi semmai avvenuti lontano da occhi indiscreti all'interno di basi militari in zone desolate come queste. Negli anni Ottanta l'ufologo americano William Moore entrò in contatto con un agente segreto, Falcon, uno pseudonimo, che gli permise di fotografare documenti del progetto Aquarius preparato nel 1977 per informare il neoeletto presidente Carter. Nel documento è detto di UFO e di corpi di alieni recuperati e in particolare di primi contatti tra il governo americano ed extraterrestri a partire dagli anni 50, di contatti approfonditi del 64, contatti tuttora esistenti. Si parla anche di tentativi di guida di UFO recuperati. Nel 1988 Falcon, con un altro agente segreto, Condor, apparve alla TV in penombra e confermò i fatti. Moore poté verificare le credenziali dei due agenti ed ebbe convalida di quanto da loro detto da altri 9 agenti segreti. Dunque, secondo queste fonti, in particolare, il contatto ufficiale con gli extraterrestri esiste. Vi presentiamo ora un'intervista di un ingegnere aeronautico che dice di aver lavorato per anni in una base segreta a simulatori di volo di UFO in contatto con alieni.
Che cosa ha visto nella base? Ho visto alieni, certo. Vivi o morti? Vivi. Cosa facevano? Cosa volevano qui da noi? C'è uno scambio di tecnologia, di informazioni e di materiali. Noi diamo loro, ad esempio, del borano. E altre cose. Per permettere loro di capire la nostra vita. C'è anche uno scambio di materiali organici, ma di questi non so esattamente. C'è dunque una relazione tra il governo americano e gli alieni? C'è una relazione, certo, ma non direttamente col governo. Il governo non ne sa nulla. Vi è un'organizzazione satellite, un potere parallelo, un potere che ha contatti con la CIA. Gli alieni non sono prigionieri. No, non sono mai stati tenuti come prigionieri. Originariamente gli extraterrestri erano quattro, trovati vivi, vicino ad un UFO, precipitato nei pressi di Kingsdom, Arizona. Mi sembra nel maggio 1953. Poi furono portati in una base del Nuovo Messico. Ma ve ne sono in diversi posti. Negli Stati Uniti e altrove, in Australia, Inghilterra, Porto Rico. Così ho sentito. Non so esattamente. Nei cieli sopra l'area 51 in Nevada sono stati visti numerosi oggetti simili a UFO. Sono guidati anche da piloti americani? Certi sì. Dei componenti sono fabbricati altrove, poi portano i prototipi all'area 51 e li provano. Là in fondo vi è l'area 51, la base militare più misteriosa degli Stati Uniti. Una lunga strada polverosa e poi, nascosta dietro le montagne, la base. Secondo l'ingegner Huhouse, vi sarebbe dunque collaborazione stretta con gli extraterrestri da lui descritti come umanoidi di tipo orientale, dalla pelle scura, e taluni UFO sarebbero oggi guidati da piloti americani, quando si dice fantascienza. Ma Huhouse non è il solo a sostenere queste tesi. John Lear, famoso pilota sperimentale attivo in operazioni della CIA, sostiene tesi simili e con lui altri, come Virgil Armstrong, già agente CIA, o come l'ingegner Bennewitz, che sostiene l'esistenza di una base extraterrestre a Dulce, Nuovo Messico. Ci stiamo avvicinando al confine della base. Ecco i cartelli. Oltrepassarli significa guai seri. Una camionetta ci osserva. Dappertutto sensori, telecamere e microfoni. Sulla collina una torre di osservazione. Questa è la base segreta vista da un satellite sovietico.
una lunghissima pista attraverso un lago salato che nasconde un'enorme costruzione sotterranea inviolabile anche dai satelliti. E queste sono fotografie della base misteriosa scattate qualche anno fa dalle montagne vicine. Ora sarebbe impossibile farlo. Lo Stealth, l'aereo invisibile, è stato collaudato all'Area 51 e così pure il prototipo Aurora. Sembrano aver usufruito della tecnologia aliena. Ma dalla base si solleverebbero anche UFO dalla classica forma di disco volante. Ne è testimone diretto Bob Lazar, un ingegnere che ha lavorato per qualche tempo nella base dove era incaricato dello studio del sistema di propulsione. Un enigma scientifico. La tecnologia usata è quella antigravitazionale ed elettromagnetica. Questi sono i disegni del disco studiato da Bob Lazar. Fu George Knapp, famoso reporter e ricercatore di Las Vegas, a scoprire Lazar qualche anno fa. È una storia credibile? Da quando ho iniziato a studiare questo soggetto, ho trovato più di 2 dozzine di persone che avevano lavorato in questa base dagli anni 50 agli anni 80, e ognuno di loro mi ha dato dei frammenti di informazioni riguardanti la stessa vicenda. Tutti mi dissero di aver visto astronavi a forma di disco e alcuni di avere delle prove che avessero origini aliene. Io credo a questa storia. Prima di lasciare la zona, una visita d'obbligo a un vicino alberghetto, un mito degli ufologi, l'Alien Inn. Qui sono venuti migliaia di curiosi in cerca di avvistamenti straordinari. Un abitante del posto ci racconta. 2 settimane fa stavo tornando a casa da Las Vegas. Percorrevo in auto la vallata e a sud della strada, a circa 4 miglia di distanza, ho visto un oggetto, un UFO. Aveva la forma di un sigaro, ma un po' piatto. Se sa quanto è grande un camion per fieno, beh, era lungo circa come 2 camion per fieno, mentre l'altezza era di circa 1,5 camion. Si trovava a una distanza di 3-4 miglia ed era tutto illuminato. Il colore era grigio chiaro. Erano le 21:42. Poi 2 camionette della polizia si sono avvicinate a noi e i poliziotti hanno cercato di farsi dare i nostri dati, i nomi, indirizzi e numeri di telefono. Ma noi abbiamo rifiutato e ce ne siamo andati. Direi che l'UFO è rimasto visibile per almeno 5 minuti. Saltellava su e giù, come se avesse avuto delle difficoltà nel decollare. Fece così per 2 o 3 volte, rimbalzando su e giù. E poi, improvvisamente, fece swish e scomparve. E durante le missioni spaziali, non furono mai avvistati UFO od osservate altre forme di vita? Vi mostriamo altri documenti a dir poco sorprendenti. L'Apollo 11 scese nel 69 per la prima volta sulla Luna. Ascoltiamo. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this kind of ridge, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. What the hell is that? No, tango, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked it. Lose communication. Bravo tango, bravo tango. Select Jezebel, Jezebel. Yeah, but this is unbelievable. E queste sono straordinarie fotografie di UFO scattate da missioni americane sulla Luna. Gli UFO sembrano osservare. Un UFO luminoso sulla sinistra, in alto. Un UFO in primo piano, come quelli fotografati sulla Terra a Gulf Breeze, Stati Uniti.
e strane tracce artificiali sulla Luna. Dunque c'è vita. Questa è una registrazione radio dello shuttle, decodificata o passata in chiaro per errore. Dietro lo shuttle, una strana luce. Un misterioso oggetto scatta ed esce dall'atmosfera terrestre a velocità straordinaria. Un UFO o un'arma segreta da guerre stellari? E ancora, altri strani oggetti velocissimi avvistati dallo shuttle. Non sono gocce d'acqua o del ghiaccio staccatosi dallo shuttle. E questi strani oggetti che sembrano microorganismi, in realtà sono enormi. Gordon Cooper, astronauta americano, è come tutti i suoi colleghi vincolato al segreto. Ha tuttavia dichiarato per iscritto di aver visto un UFO scendere su di una base militare americana. Per Cooper era certamente di origine extraterrestre. Parla invece di una sua osservazione durante una missione spaziale l'astronauta sovietico Kovalyonov. Noi insieme cerchiamo di spiegare questi fenomeni come, diciamo così, a modo di plasmoide, spieghiamo come plasmoide. Però io devo riconoscere che феномен non aveva origine artificiale. È un oggetto forse di sostanza organica, quando si dice mistero. Ma c'è dell'altro. Numerose spedizioni americane e sovietiche hanno esplorato il pianeta rosso, Marte. La sua superficie tormentata fa pensare a gigantesche erosioni da parte di fiumi. Secondo lo studioso americano Richard Hoagland, la NASA scattò numerose fotografie straordinarie mai rese pubbliche. Sono fotografie di un enorme volto e di tre piramidi. Testimonianze del passato? Collegandole con una linea si ottiene, secondo Hoagland, un triangolo uguale a quello che collega in Egitto la Sfinge e le piramidi ad essa vicine. Furono dunque costruite dalla stessa mano? Ma le fotografie non saranno solo il risultato di elaborazioni al computer? No, per molti specialisti sono vere. Da notare che tutte le successive spedizioni su Marte sono finite in un disastro. La sonda sovietica Phobos, dal nome di un corpo vicino a Marte, che sembra essere stranamente vuoto all'interno, lanciò a terra queste immagini di uno strano sigaro prima di tacere per sempre all'improvviso. Fu colpita e distrutta?
Queste sono altre immagini scattate su Marte, testimonianze di vite passate. E queste linee così precise, come non pensare a quelle di Nazca in Perù che vediamo ora? Ma perché tuttora il segreto? All'origine, nel 47, fu certamente per evitare il ripetersi di ciò che successe nel 38 quando Orson Welles, durante un radiodramma, annunciò: «Sono sbarcati i marziani». Migliaia di persone terrorizzate fuggirono dalle città. Poi, altro motivo, non si poteva ammettere che gli UFO potessero violare tutti i sistemi di difesa. Inoltre, vi era un fortissimo interesse militare a trarne un vantaggio tecnologico sia negli Stati Uniti e alleati, sia nell'Unione Sovietica. Ma vi era coscienza del problema. Il segretario generale dell'ONU, Hutant, nel 1967, disse al New York Post che il tema più urgente dopo il Vietnam era quello degli UFO. Ci furono iniziative ONU. Una specifica commissione sul tema UFO fu bloccata dagli Stati Uniti nel 78. Anche un'iniziativa importante, quella di inviare segnali nello spazio e di captarne eventuali messaggi in arrivo, il progetto SETI, ebbe brevissima vita per il taglio dei fondi pubblici. Il progetto prosegue su base privata e pare che qualche risultato ci sia. È il progetto Phoenix. Il SETI ha anche pubblicato studi importantissimi sull'effetto dell'incontro con altre civiltà. Si vuole evitare che si ripeta il dramma delle popolazioni del Sud America al tempo dei conquistadores. Sono già stati studiati in dettaglio piani di azione per procedere in modo razionale, per prevenire contraccolpi pericolosi di tipo politico, sociale, culturale e religioso. L'opinione pubblica americana ha più volte chiesto alla Casa Bianca che si dica la verità sugli UFO. Da notare che il 53% degli americani crede all'origine extraterrestre degli UFO e che il 29% è certa della realtà dei contatti tra extraterrestri e governo. Da qualche tempo, gli stessi veterani hanno preso l'iniziativa. Tra loro, l'ex sergente maggiore presso la NATO, Robert Dean, e l'astronauta Gordon Cooper. Chiedono che i testimoni militari, e non solo americani, siano liberati dal segreto. Coordinatore dell'iniziativa internazionale e ai più alti livelli è il medico Stephen Greer. Perché dunque oggi è ancora il segreto dopo quasi 50 anni? Credo che la questione della segretezza stia ora ruotando attorno a tre punti. Primo punto, è stata istituzionalizzata. Secondo, hanno speso 50 anni a negare l'evidenza. Terzo, e questo è il punto cruciale, è che la tecnologia, la meccanica di queste astronavi extraterrestri è talmente avanzata che alcuni gruppi privati che si stanno occupando delle ricerche su di esse, le società private denominate il complesso industriale militare, non ne vogliono perdere il controllo. Perché? Beh, si tratta del potere. Si tratta del potere finanziario ed energetico. Stiamo parlando di tecnologie che farebbero apparire obsolete le nostre attuali centrali elettriche. Combustibili come il petrolio non sarebbero più necessari, il gas non sarebbe necessario, anche le centrali atomiche sarebbero obsolete.
È questo il tipo di tecnologia di cui stiamo parlando, la tecnologia degli extraterrestri. Loro non usano petrolio, non utilizzano l'energia nucleare, usano 0.0 di energia, usano un sistema di energia libera estremamente avanzato e completamente operativo. Per questo le società che controllano tutto questo vogliono mantenere il segreto, non tanto per paura della guerra fredda, che è finita, ma per avere e mantenere il controllo su questa tecnologia rivoluzionaria. Se così fosse, l'uomo potrebbe disporre delle tecnologie necessarie per proteggere il pianeta azzurro dalla catastrofe ecologica, per garantirne il futuro. Certo, le nuove tecnologie provocherebbero una rivoluzione economica, politica, sociale e culturale che occorrerà controllare. E il contatto con civiltà extraterrestri forse ci renderà migliori, più umili. Forse una nuova avventura dell'umanità è alle porte, una nuova sfida alla libertà, responsabilità e tolleranza dell'uomo.